il San Giorgio, mentre come detto Dal Pozzo sta macinando più gioco, ma non trova fin qui la conclusione a rete. Prova Maggiore, ancora servito Maggiore, e va il gol! Realizza Maggiore quando siamo al 27esimo, il gol dell'1-0. Siamo stati prontamente zittiti perché stavamo dicendo della difficoltà Dal Pozzo a trovare il tiro, e invece con una bella combinazione al limite il pallone è tornato a Maggiore. Poteva essere messo fuori tempo, anzi era Giannini che non ha trovato il pallone, ma alla fine Stallone è uscito senza particolari problemi. Intanto c'è il fischio del signor Pisciotta, abbiamo visto andare a terra Pribeagu sul contrasto con Osculati, e c'è il calcio di rigore in favore del San Giorgio quando siamo al 38esimo, e deve aver visto forse un braccio largo, qualche movimento che ha bloccato il movimento dell'attaccante avversario. E allora arriva questo calcio di rigore con Burgos che è pronto per piazzare il pallone e andare a tentare la trasformazione. Ci sono ancora un po' di discussioni con il direttore di gara. Non l'ha presa bene ovviamente Osculati, ma irremovibile il signor Pisciotta, e per il San Giorgio c'è grande occasione per pareggiare i conti. Tanto Burgos risistema il pallone, evidentemente non era posizionato al meglio. Parte Burgos, la conclusione e il gol, ed è 1-1 quando siamo al 39esimo. C'è il pareggio di Burgos che risponde a Maggiore. Proprio i due cannonieri delle squadre sono andati a segno in questo primo tempo. Sono ancora discussioni tra giocatori Dal Pozzo e il direttore di gara, che intanto ammonisce. Proveranno a trovare il gol, attenzione perché c'è il fischio, c'è un tocco di mano e dovrebbe essere stato Panozzo. Abbiamo visto il braccio largo, la palla che è terminata proprio sul braccio di Panozzo, ed è arrivato il fischio del direttore di gara quando siamo al 6esimo. Calcio di rigore in favore del Dal Pozzo, e vediamo Maggiore che si è portato sul dischetto del rigore per tentare la trasformazione. Tutto pronto per il tentativo di Maggiore. Parte Maggiore, la rete del 2-1 quando siamo al 7esimo minuto di gioco. Doppietta di Maggiore, soprattutto 2-1, e comunque serve anche questo mini tempo di sospensione col cronometro che prosegue la sua corsa. Arrighi, e cercava Maggiore, tesissimo questo pallone, non lo controlla Maggiore, va al rinvio Stallone. Poi Riccardi che non colpisce al meglio, e la palla che termina in calcio d'angolo. C'era un contrasto con Burgos e un uomo del Dal Pozzo che è rimasto a terra. Attenzione, c'è il gol del San Giorgio,
va realizzato e non vediamo se è Zucchetti. Zucchetti, quando siamo al 44esimo,